vediamo insieme chi sarà il nostro ospite, come al solito, chi ha mandato l'email a quel che passa il convento @tv2000.it. Oppure, insomma, i modi per contattarci ormai sono tanti, lo sapete, continuate a mandarci i videomessaggi, perché ci piace tanto salutarvi in tutti i modi, aspettare le vostre ricette, i vostri piatti preferiti. Ma vediamo chi sarà il fortunato, posso dire fortunato? Sì, dai, una volta, il fortunato di oggi. Allora, guardiamo insieme, che belle fotografie. Allora, iniziamo da una foto di famiglia. Guardate, secondo me sono due belle sorelle insieme a mamma e papà, può essere? È perché si vede, dai, è una foto, si vede che si vogliono tutti bene, hanno lo stesso sorriso. Ancora, questi sono due innamorati, guardate che bello anche il bosco che li circonda. E ancora tutte bellissime ragazze, tutte sorridenti, felici e contente. Sarà una di loro la nostra ospite? Sì, è proprio una di loro. Si chiama Maria Di Palma. Ciao Virginia. Ciao Maria, ben arrivata. Grazie. La nostra bella Maria di Fabriano, in provincia di Ancona, sì. Anche se di origine napoletana. Sì, napoletana. Di dove? Di Pomigliano d'Arco. Di Pomigliano d'Arco. Allora, la tua ricetta sì. È una ricetta campana o marchigiana? È un, diciamo, un misto delle due. Un misto delle due, sì. Anche per gli ingredienti. Sì, per omaggiare le due regioni. Quindi diciamo. L'hai inventata proprio tu la ricetta, sì. Hai cercato di far contenti tutti. Sì. Che ricetta facciamo? È una pasta all'uovo, sono dei ravioli con un ripieno di cicerchie. Quindi queste sono cicerchie? Sì, sono cicerchie, che sono tipiche, queste sono cicerchie di Serra dei Conti, sono tipiche marchigiane. Marchigiane. Il condimento invece di questi ravioli sarà la pancetta e l'ingrediente che ci porterà Don Domenico. Ah, quindi tu già sai, sì. Già sai cosa ci porterà Don Domenico. Ma come si chiama questa ricetta? Si chiamano ravioli con cicerchia e melannurca. Ah, quindi insomma un'idea ce la siamo fatta, sì. Anche noi. Ravioli con cicerchia e melannurca, subito gli ingredienti. Per la pasta occorrono 150 g di farina integrale di grano tenero, 150 g di farina di semola di grano duro, 3 uova e un tuorlo. Per il ripieno 150 g di cicerchie già cotte, sedano, carota e cipolla, rosmarino, salvia, noce moscata, sale, pepe nero, parmigiano e pane grattugiato. Per il condimento invece occorreranno 4 mele annurche, 150 g di pancetta, dell'olio d'oliva, cipolla, sale e pepe nero e una noce di burro. Molto originale questa ricetta, eh? Molto originale. Grazie. Da che iniziamo? Allora, iniziamo dalle farine. Io ho provato a fare delle prove con la pasta all'uovo, sì. Mescolando sia la farina di semola che la farina integrale. Bene. Hai fatto delle prove, eh? Sì. Perché quindi mi piace molto. Ti piacciono molto i sapori rustici? Sì. Usi sempre farine particolari? Le farine integrali particolari. Cerco sempre di, diciamo, di usarle. Bene. Allora, versiamo le farine, sì. Sulla spianatoia, facciamo un piccolo solco. Una fontana? Sì. E rompiamo le uova. Abbiamo 3 uova intere e un tuorlo. Ah, si vede che proprio, insomma, sei brava in cucina, perché questo secondo me è un passaggio molto difficile, perché c'è il rischio che coli, sì. Tutto l'uovo, insomma, sulla spianatoia. Sì, ci aiutiamo con una forchetta una e così, in modo da tenere fermo l'uovo. Benissimo. La tua famiglia si trova a Pomigliano? Sì. In realtà anche mia sorella si è trasferita e lei sta a Roma. Come si chiama tua sorella? Si chiama Simona. E i tuoi genitori? I miei genitori si chiamano Giovanni e Giovanna. Ah, però, insomma, abbiamo fatto proprio un misto di Giovanni, sì. Che è anche un nome molto tipico nella mia famiglia. Anche, sai, nella mia famiglia ci sono un'infinità di Giovanni e Giovanna. Sì. Anche mio fratello. Mescoliamo quindi l'uovo, incorporando piano piano, sì. La farina e aggiungiamo un tuorlo. E un tuorlo, quindi 3 uova intere, sì. E un tuorlo.
Sì, quando si fa, diciamo, la pasta all'uovo per la pasta ripiena, deve venire abbastanza morbida, in modo che poi quando si va a chiudere il raviolo la pasta si attacca. Si attacchi, sì. Bene. Invece quando si fanno le tagliatelle, certo, è un po' più dura. Ah, vedi, rimane un po' più. Tu hai studiato proprio, secondo me. Questo è l'esperienza. Sono insegnamenti, diciamo, della mamma del mio compagno, che mi ha insegnato, sì. La suocera. La suocera. Come si chiama la suocera? Osvalda. Osvalda, che nome originale. Signora Osvalda, bravissima, che è brava a fare la pasta. Sì, è bravissima. Allora, signora Osvalda, ma perché non viene a cucinare pure lei? Infatti. Ci dà qualche insegnamento, qualche suggerimento? Sì. Quindi tu, da quando hai conosciuto tua suocera, hai iniziato a fare sempre, sì, la pasta fatta a mano? Diciamo che io la facevo già prima, però al sud noi usiamo più fare la pasta solo con acqua e farina. Infatti. Per esempio gli gnocchi oppure le orecchiette. Mm. Invece con l'uovo è un po' più complicata. Più complicata, sì. Perché anche più buona. Sì, è più buona, certo. Però ci vuole più esperienza per, certo, prepararla, invece magari con acqua e farina è un po' più semplice. E i tuoi genitori li vedi spesso? Sì, ci vediamo, loro vengono su a trovarmi o scendiamo noi, sì, comunque sì. Quindi ci fate un via vai tra Marche, sì, Campania Marche. Sì, sì. Prendi, siamo un grandi viaggiatori. Poi tra me e mia sorella, quindi loro si spostano spesso. Bene. Abbiamo visto le foto. Quindi della tua famiglia, sei, sì, tu con la tua famiglia. Mia mamma, papà e mia sorella. Il giorno della tua laurea, sì, vero? Sì, sì, che è stato un giorno abbastanza impegnativo e importante, perché è stata lunga da raggiungere. Certo. È stata una soddisfazione soprattutto per i miei genitori. Certo, ci credo. Che aspettavano. Queste sono le cose, insomma, che i genitori, sì, sì, ambiscono sempre di più. Allora, quindi, questo è l'impasto. Sì. E chissà poi se Don Domenico ci sa spiegare meglio anche le cicerche, perché non si trovano proprio facilmente, insomma, sì, di solito si usano i ceci, insomma, sì, sono dei legumi le cicerche. Sì, sono dei legumi, hanno un sapore, diciamo, un misto tra le fave e i piselli. Allora chissà se Don Domenico li conosce, perché a volte dico, Don Domenico, ma è lecito che i nostri amici a casa che stanno lì ad aspettare davanti alla televisione vi debbano sempre aspettare così tanto? Si potrebbero anche irritare, Dove siete, Don Domenico? Don Domenico? Eccomi qua. Ah, eccolo, Don Domenico. Che belle mele al nurche. Don Domenico, è lecito irritarsi qualche volta? Cioè, è lecito, non è mai lecito, no? Bisogna sempre mantenere evitare. La calma. No? San Benedetto ci dà dei consigli. Dice di non dare ai fratelli motivo di irritarsi, però si vive in comunità, uno a fianco all'altro, e quindi vivere così vicini, no? Sfiorarsi in continuazione, direi, no? Senza mai creare uno screccio, io credo che è una cosa umanamente impossibile, sì, no? Quindi, però, ecco, ci sono tante occasioni. San Benedetto dice almeno, ecco, cercare di non dar motivo di irritarsi, no? Anche se i motivi poi vengono in modo naturale, però non bisogna cercarli. Non bisogna quindi cercarli, perciò. E questo vale anche nella società, per tutti, certamente, perché San Benedetto dà dei consigli che sono validi per tutti e per sempre, direi per tutti i secoli. Poi è difficile, Don Domenico, perché capita sempre in famiglia, al lavoro, ci sono magari discussioni, ci si irrita, ma perché invece, come dice Don Domenico, manteniamo la calma. Vero? Ecco, certo. Riflettiamo, sì. Contiamo fino a 10. Non bisogna cercare questi motivi, ecco, no? Perché alcuni appunto cercano sempre il pelo nel sì, muro, sì, no? Cercano sempre il c'è motivo. Chi ci gode nella lite. Chi ci gode, no? Chi cerca, cioè, di mettere sempre in difficoltà l'altro. San Benedetto dice non diamo motivo, no? È vero. Se succede cercheremo anche il modo per ritornare nella pace. Certo. Sì. Allora, l'impasto. L'impasto è, sì, pronto. È pronto. Avete visto che bel impasto Don Domenico, sì, fatto con farine naturali, sì, integrali, un po' integrali, di semola. Lo mettiamo a riposare, sì, con un canovaccio. Sì. Quanto deve riposare? Ma il tempo che prepariamo il ripieno. Il tempo di preparare, sì, il ripieno. Allora, io ti do un tagliere. Sì.
Perché adesso cosa passiamo a fare? Allora, adesso prepariamo un trito con gli odori, le cipolle, sì, le carote, il sedano. Sì. E andremo a fare un soffritto. Certo. E... che stai facendo? La cipolla a chi va? Maria, ah, Maria, vedi, c'è mia vedi. Allora, vedi, ti dirò la cosa. Poi ci si dà motivo di irritarsi. La cipolla e me la carota. No, io voglio il sedano. Va bene. Non mi fare arrabbiare. No, 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 assolutamente. L'abbiamo appena detto. Si sa che la cipolla va in questa cucina, tocca a Don Domenico, e quando non gli tocca ci rimango anche male. Sì. Allora, quindi facciamo un trito. Sì. E io poi... li taglio abbastanza grossolani, sì, cioè mi piace comunque che rimangano... che si sente un pochettino. Sì, tanto poi alla fine il ripieno verrà comunque frullato. Quindi non c'è bisogno di, certo, di farli così piccoli. Benissimo. Sapete, Don Domenico, che abbiamo davanti un architetto. Perché sì, lei, la nostra Maria, è un architetto. Si è laureata in architettura per la gioia di mamma e papà. Sì. E che fai? Case? Che cosa fai? Sì, sì, soprattutto interni. Interni? Sì, mi sono specializzata negli interni. E poi nel tempo libero si dedica a 3.000 altre cose, sì, per esempio ha il suo blog di cucina, sì, che si chiama La Caccavella. La Caccavella, e soprattutto fa delle cose stupende ad uncinetto, sì, la collana, guardate qui, l'ha fatta regalo la nostra Maria, l'ha regalata a me. E poi guardate, cuscini, borse, insomma, come si chiamano la tua linea? La mia linea si chiama Archi Crochet. Archi Crochet, sì, bellissimo. Che è un legame tra l'architettura e l'uncinetto. E certo, perché sì, dobbiamo trovare un punto di incontro, unione, sì. E dove lo fai? Sul tuo blog di cucina, sì. Quindi metti insieme tutto. Sì, sì, tutto insieme. Come mettiamo noi insieme tutti gli odori. Sì. Benissimo. Don Domè, manca la vostra cipolla. Ecco, è pronta. Mettiamo l'olio. Lo lasciamo un po' soffriggere? Sì. Un po' lisco, un po' le... Adesso che siete arrivato, Don Possiamo Domenico... Possiamo già metterla? Sì, sì, mettete. Adesso che siete arrivato, dovete spiegarmi bene, a me e ai nostri amici a casa, perché la nostra Maria già lo sa, che cos'è la cicerchia? La cicerchia fa parte dei legumi, no? Direi un legume... che non è molto utilizzato in cucina, no? Perché sì, noi ai legumi pensiamo sempre ai fagioli, ai piselli, ai ceci, e che invece no, è poco conosciuto, no? E anche se in questi ultimi tempi forse c'è la riscoperta di questo legume, perché fa molto bene, sì, no? Fa bene come tutti gli altri legumi, perché è ricco di proteine. Intanto sono queste proteine che è utile alla nostra salute, perché non fanno male, no? Ah, sono privi di grassi. Sì. Aggiungiamo le cicerche. Ma sapete una cosa? Dico una stupidaggine, Don Domenico. La forma mi ricorda quella dei lupini. Sono più piccoli, ma sì, sembrano lupini. Allora, si rassomigliano un pochettino ai lupini, però se conosci il favino, no? Perché ci sono due tipi di fave, no? Sono queste fave che noi utilizziamo per mangiare, così a freschi che cotti, oppure secche come li usiamo molto in Puglia, e poi il favino, queste piccole fave che si rassomigliano più o meno di questa grandezza, che si utilizzano per gli animali. Ah, sì? E queste si rassomigliano un pochettino. E sono gialle? No, sono dello stesso, no, sono più sul nerastro. Sono. Ah. Sono. Poi ovviamente le cicerche sono un legume, viene venduto secco. Ah, quindi va come fagioli, va messo in ammollo e poi cotto in acqua per una quarantina di minuti, oppure con la spesso? Pentola a pressione. Ah. Sì, sì, le cucino spesso anche con la pasta, zuppa, sì, con la pasta. Sì. Anche nei minestroni ci stanno bene. Certo. Aggiungiamo un po' di erbe aromatiche, il rosmarino, sì, mi piace molto con i legumi. Sì, infatti. Soprattutto anche con i fagioli è buono. E la salvia. Don Domenico poi lo mette dappertutto. Sì, anche perché è buono. Sì. A me piace soprattutto però nell'arrosto. No? Certo, con le patate, con il pollo. Le patate sì, senza rosmarino già perdono la metà, no? Ma sì, le cicerche voi le coltivate, Don Domenico? Non le ho mai coltivate. No? E vi mancano?
Sì, però ecco, si possono coltivare, non è un problema. E perché uno pensa sempre ai fagioli, ai piselli, perché sono più conosciuti, ma in realtà... Ecco. Poi ci aggiungiamo un pizzico di noce moscata. Sì. Mi piace sempre nei ripieni delle paste un po' di noce moscata. È vero, ci sta bene. E un po' di pepe. Quindi questa è una ricetta che tu hai inventato, Maria. Sì. Ti sei messa lì e hai fatto degli esperimenti. Sì, ho fatto delle prove. E chi è la cavia? La cavia è il mio compagno. Si chiama Pierluigi. Pierluigi? Sì. Ma sei una cavia fortunata, perché poi ti vengono subito queste... Mica tanto sempre, lui è la cavia che ha assaggiato anche quelle venute male. Anche quelle venute male, ma giustamente... La cavia è la cavia, però è sopravvissuto, diciamo, sono più quelle che vengono bene. Anche voi siete una cavia, Don Domenico? Sì, anche perché qualsiasi cosa che faccio sono sempre io il primo ad assaggiarlo, no? Però quando uno parla di cavia pensa sempre a qualche cosa incerta, a qualche cosa che potrebbe anche far male, allora dice meglio che no che l'assaggio io. Per esempio, uno che raccoglie un fungo, no? E non sa se è buono, se non è buono, se è tossico, per esempio, allora dice io faccio da cavia. Però fare da cavia alle cicette, non c'è nessun rischio e nessun pericolo. Ma fare la cavia ai funghi, e chi la fa la cavia ai funghi? Perciò dico. Allora, questo lo lasciamo riposare qui. Bene, col coperchio. Sì, con il coperchio, intanto prepariamo il condimento per i ravioli. Il condimento per i ravioli. Allora, bene, per i ravioli lo butto. Ritorniamo con la cipolla a Don Domenico. Bene. Che ho capito che è un compito suo. Poi adesso non si sbaglia più. Poi c'è la pancetta e tagliamo le mele. Pancetta e mele? Sì. Allora, le mele, se ne conoscete la provenienza, si possono. Io le utilizzo anche con la buccia. Sì. Sì. Tagliamole con la buccia che mi piacciono di più. Sì, ti è do più il tagliere. Buona. Ah, sì. Don Domenico, queste sono mele a nurche. Sì. Innanzitutto una domanda a Maria. Questo piatto si può fare anche con mele diverse? Sì, però è preferibile scegliere comunque delle mele un po' asprigne. Asprigne. Sì, non tanto dolci. Don Domenico, parlateci un po' delle mele a nurche. Intanto voi le avete, la coltivazione di mele a nurche. Che differenza c'è con altre mele? Noi abbiamo a Casamate alcune piante di mele a nurche. Sì. Che a me piacciono particolarmente proprio per il sapore, no? Sì. È un sapore completamente diverso dalle altre, molto più profumato, più saporito. Sì, sono profumate. Per esempio, io ho mangiato più di qualche volta la frutta, cioè le mele cotte, no? Ma le mele cotte, una mela normale, comune, non c'ha il sapore di una mela nuova, sì, no? Ecco, anche cotta. E quindi bisogna preferirle, però non in tutte le regioni si trovano così. Infatti io nelle Marche le trovo poco. Appunto, poi me le portano i miei quando mi vengono a trovare. Sono mele tipiche della Campania, è vero? Sì, poi sono d'accordo con Maria per quello che diceva, che, no, che con, con la buccia è migliore, specialmente se sappiamo la provenienza, se sono biologiche. Sì. No? Però io direi che specialmente in questi ultimi tempi, con tutto questo inquinamento che c'è nell'aria, non c'è bisogno alle volte di usare i pesticidi, no? Ma basta l'inquinamento per essere un pericolo. Perciò se alle volte noi togliamo la buccia non faremmo uno sbaglio, no? Proprio per questi pericoli che ci sono oggi. Vabbè, se sono mele sicure, tipo fatte... Sì, ma bisognerebbe, diciamo, sapere la conoscere il produttore, ecco, magari, lontano da questi luoghi, diciamo, pericolosi. Certo. No? Ecco, dobbiamo essere veramente, ecco, sicuri. Perché i pericoli più grossi si annidano proprio sulla buccia. Sì. Basta con le mele? Sì, possiamo... Ah. Quindi, intanto, qual è stata la reazione di Pierluigi quando ha assaggiato per la prima volta questo piatto con le mele? Allora, la reazione, diciamo, è stata buona, perché noi gli ho detto che c'erano le cicerchie dentro. E l'ho detto dopo l'ha assaggiata, ha detto che era tutto buono, gli ho detto... E delle mele? Sì, con le mele gli è piaciuta. Allora intanto, andiamo adesso... Sì. Prendo la pancetta? Sì, questo è pronto... E l'altra pentola. Lo spostiamo. Prendiamo un'altra pentola. Eccoci qui. Don Domenico, allora abbiamo detto che questa ragazza è un architetto.
che si dedica a tante cose, dove però l'architettura rientra sempre, perché anche il suo modo di cucinare, vedete com'è, insomma, metodico e preciso quando sì. taglia le cose. È l'architetto anche quando cucina? Sì. Che dite? Sì, perché ognuno poi nella vita pratica, ecco, riesce a sfruttare queste proprie capacità, no? L'intelligenza, sì. perché io credo che lo studio serve a tutto, non soltanto per svolgere il nostro mestiere, ma poi ci aiuta in qualsiasi campo dove noi ci troviamo, no? Quindi preparare per esempio un piatto da vedere architetti, perché l'architetto si occupa soprattutto della logistica, no? Ecco. Sì. E quindi io credo che uno come lei lo prepara ancora meglio di noi, no? Ma volete dare un suggerimento, un consiglio ai ragazzi che ci seguono da casa, quindi che magari sono in procinto di fare una scelta professionale? È importante cercare quindi un equilibrio con se stessi? Ecco, certo, la cosa più importante è cercare quell'equilibrio tra se stessi, perché consiste, ecco, soprattutto nel riconoscere le proprie, ecco, capacità, no? Poi, ecco, nell'esprimerle, ecco, nella vita pratica. Ma l'equilibrio sta proprio tra ciò che uno, ecco, si sente di avere e ciò che poi, ecco, riesce a dare. Cioè uno, ma è trovare un equilibrio è una cosa difficile, sì. perché se fossimo veramente equilibrati, no, noi non sbaglieremmo mai. No? Purtroppo una delle cose principali in qualsiasi campo dove noi operiamo è il giusto equilibrio. È no? vero. Quindi è conoscere se stesso, insomma, no? Sì. Ecco, per avere un equilibrio giusto. Però anche avere il coraggio di fare quello che si desidera. Che diceva Pindaro, il sì, famoso sì. poeta greco, sì, sì. diceva diventa ciò che sei. Diventa ciò che sei, certo. Quindi sì. dai, abbi il coraggio sì, sì. di tirare fuori ciò che sei. Sì, ma lui aveva, lui io intanto famoso aggiungo anche le mele. Per il detto, i voli pindarici, per dire. I voli pindarici, volava troppo, vabbè. Don Domenico, ma avete smontato una bella frase che avevo detto. Avevo fatto una cosa aulica, così fiera di me stessa, una citazione di Pindaro, i voli pindarici. No, hai fatto, diciamo, un volo pindarico, no? Hai detto una frase bellissima, no? Cioè, da una ricetta di cucina, da quei consigli così, ecco, ti sei elevata proprio in alto. Mi no? sono proprio elevata. Allora, questo davanti lo a lasciamo. Voi, professore. Allora, questo deve lo lasciamo ancora... Lasciamo andare, sì. Benissimo. Ci mettiamo magari un po' il coperchio. Quindi mettiamo la mela con la pancetta, per cui si perde proprio quel sapore dolciastro sì, sì. della mela. Bene. E adesso, a questo punto, che dobbiamo fare? E adesso andiamo, ci spostiamo e prepariamo la sfoglia. Ci spostiamo, prepariamo la sfoglia, ma non subito. Dovete aspettare, soltanto qualche minuto. E stiamo preparando i ravioli con cicerchia e mela annurca. A questo punto il nostro ripieno sì. è pronto, cotto abbastanza, sì. va frullato. Lo andiamo a Quindi già ne abbiamo frullato un pochettino, finiamolo di frullare. Sì. Vado. Prendo il cucchiaio. Va frullato, poi lo aggiungiamo a questo sì. che abbiamo preparato prima. Che profumino, si sente proprio un profumino di legumi e di rosmarino. Sì, insieme ai legumi, sì. salvia e rosmarino sono perfetti. Poi ci aggiungiamo un poco di pane grattugiato sì. che aiuta a compattare Bene. Il ripieno se per caso fosse venuto un po' liquido. E un po' di parmigiano. E parmigiano. Don Domenico, i legumi vanno mangiati quante volte a settimana? Almeno una volta alla settimana. Mm. Ma se si mangiano anche due volte non è uno sbaglio, no? È vero. Perché mangiandole una volta in più noi eliminiamo la carne, mm. no? Perché oggi siamo abituati sempre a mangiare la carne senza alle volte pensare ai rischi che corriamo, no? Certo. Ecco, i legumi hanno le stesse proteine della carne. E perché non sostituiamo almeno, ecco, una volta, no, i legumi alla carne? Invece che tre volte a settimana carne facciamo... Sì, ma c'è anche chi la mangia molto di più, no? poi è troppo. Poi allora, troppo. Intanto comunque, tiriamo... I legumi li possiamo utilizzare poi in tante parti, nelle minestre, no? Pasta e legumi, minestroni.
Ecco, quindi dobbiamo sfruttare ancora di più. Poi sono tanti, se ci pensiamo, sì. Fagioli, ceci, lenticchie, cicerchie, fave. Sì, 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 la varietà si può variare. È vero. Sì. Allora, intanto tiriamo la sfoglia, prima più spessa. Sì. La passiamo un paio di volte così ripiegandola. Si può fare anche a mano, ovviamente, certo. Ci vuole un po' più di pazienza e un po' di tempo. Poi la ripassiamo. Mattarello. Sì. Poi la ripassiamo un po' più sottile. E poi più sottile? Sì. Tu la pasta fatta a mano la fai per tutti i giorni o... Tutti i giorni proprio no, però la faccio spesso. Sì. Ma perché... se tu fai un piatto di pasta, non lo so, comprata, Pierluigi si arrabbia? No, dice, no. Ah, per lui voglio quella fatta a mano. Per lui ci mangia tutto, diciamo. Meno male. Non fa tanti... diciamo, mi asseconda. Allora. E beh, poi avere una cuoca come te vicino... Allora, per questa, diciamo, per avere la forma dei ravioli usiamo il raviolatore, quindi io prendo di solito le misure. Sì. In modo che mi trovo... La stessa grandezza. Sì, più o meno la stessa grandezza. Bene. Allora, ci mettiamo un po'... di farina di semola. Sì. Solo sul lato che va sul raviolatore, no? Su quindi quello hai interno. Finito di impastare. Sì. Allora, ripassa di qui al centro. Allora, passo questo a Don Domenico. Allora, la farina va messa sul lato che va appoggiato al raviolatore. No, quello interno, perché quello interno serve per, cioè li dobbiamo attaccare poi. Sì. Sì. Quindi li teniamo da un lato. Quindi solo da un lato la farina, mi raccomando. Sì. Poi con un cucchiaino ci aiutiamo, o anche con le mani. E fai tanti mucchietti. Sì, e facciamo tutti i ripiedi. Vogliamo aiutare Don Domenico? Certo. Mettiamo qui, magari. Sì. No. Aiutate più voi, dai, io mi allungo. Io faccio con le mani che... Faccio pure io con le mani. Sì. Allora. Faccio anch'io con le mani allora. Ma sì, in cucina con le mani tocca preparare, ovviamente pulite. Certo, ma è divertentissimo. Sì, col raviolatore è bellissimo fare i ravioli. Sì, anche i bambini possono aiutare. Poi vengono tutti uguali, che è una cosa che a me mi piace molto, quando vengono uguali. A mano è un po' più difficile far venire. Si sente un profumino, niente male, eh? Non li riempiamo troppo, se no poi... Io l'ho riempiti proprio troppo, mi sa. Sì, se no poi non si chiudono. Cioè lasciamo i bordi... un pochettino più... Sì, i bordi scoperti. Ecco. E li riempiamo. Ti sei fatta delle amicizie? Ormai sì, sono 3 anni che vivi nelle Marche. Sì, certo. Ma le tue amiche storiche? Abbiamo visto la foto che siete tu e le tue amiche. Sì. E sono tutte amiche di università, quindi siamo tutte architette. Tutte architette, delle architette. E, sì, sono venute a trovarmi. E io quando vado giù dai miei ci vediamo sempre. Sì. Però quest'anno mi hanno fatto la sorpresa. E sono venute sì, loro. Sì, sono venute loro che per bello. Il mio compleanno. E che cosa hai cucinato? Ho cucinato, diciamo, quando ho ospiti, per la cena faccio sempre la pizza. Ah. Fatta in casa. Fatta tu. Sì. Ovviamente una napoletana che poteva fare. E, diciamo, con la pasta madre, che ho anche la pasta madre. E quindi poi prendiamo la sfoglia sopra. Sì, però a loro che sono napoletane gli hai fatto assaggiare qualcosa di marchigiano. Sì, ovviamente, i salumi. Salumi, formaggi, vero? Sì. Allora si schiaccia in questo modo. Così i bordi e poi si passa questo piccolo. Ah, il mattarello, ecco sì. Che cosa serve. Sì, serve per che, diciamo, si fa il taglio. Certo. Ma ovviamente tu... delicatamente per non rompere. Tua sorella cucina bene come te, Simona? Cucina, sì, però diciamo meno, sperimenta di meno. Sperimenta di meno. Ma hai scoperto come si dice pentola in marchigiano? No, non ancora. E dobbiamo chiederlo a Pierluigi. Qua si dice, a Napoli si dice la caccavella. Sì. In pugliese come si dice? Pentola. Ci dicono che in marchigiano si dice tegam, è vero? Tegam. Sì. Allora, il tuo blog lo potresti
chiamare anche Te Gamma. Sì, in realtà l'idea di chiamarla Caccavella è stata proprio di Pierluigi. Può sembrare strano, però ci ha pensato lui. Hai capito. Allora, questa si fa, si passa un po' di farina. Poi ovviamente vanno girati. Dai, dai. Sperando. Speriamolo un domenico. Che funziona. Ecco qui. Ah, bellissimo. Poi magari per aiutarci a distaccarlo possiamo usare la rotella. E così si possono fare di tutte le dimensioni? Sì, di questi qui esistono anche di tante forme. Poi li mettiamo ad asciugare su un panno pulito. Quanto tempo devono asciugare? Un pochino, sì. Che, sì, sì. Di solito io li preparo la mattina, sì, in modo che per pranzo, poi mentre uno prepara il sugo, oppure... Quindi qualche ora, sì, insomma. Perché c'è il ripieno, se no con le tagliatelle, per esempio, si possono fare anche la sera prima, certo, il giorno prima. Sei proprio brava, trovi il tempo di fare tantissime cose. Che pensate, Don Domenico, della sua scelta coraggiosa comunque di allontanarsi dalla sua terra, dalla sua famiglia per amore? Ecco, io ammiro Maria perché ha fatto questa scelta per amore e in questo amore ha trovato una forza, una benedizione che certamente l'accompagnerà per tutta la vita dovunque andrà. Bello. Sono rimasta senza parole, emozionata. È difficile far rimanere me senza parole, vero Don Domenico? Bello, veramente. Poi ovviamente la pasta fatta in casa può essere anche un, diciamo, un'occasione per fare con i bambini, si può, certo, preparare oppure ci far... si diverte. Sì. Pierluigi è un po' difficile, che diciamo mi dà una mano, però sì, sì. Pierluigi vuole solo mangiare? No, lui lava i piatti però. Lava i piatti? Sì, che è una cosa bellissima, perché odio lavare i piatti. Glieli lasci sempre tutti? Sì, sì. Ma sei una che utilizza tante caccavelle? Tutto. Le tiri tutte le fuori? Sì, sì. Brava, almeno fa quello, Pierluigi. No. Ti vendichi? No, ma si dividono i compiti, sì, certo, no? È una cucina. Sì, sì. Allora, bene, adesso ci spostiamo bene, dai fuochi. Andiamo di là. Sì. Quindi l'acqua sta bollendo, la saliamo? Sì. Dai. Ecco qui. Allora, tuffiamo? Sì. Ci possiamo tuffare dentro, se mi dai una mano. Mettiamo. Ne prendo un po' anch'io, sì, eh. Anche Don Domenico. Una cosa che fate molto tu e Pierluigi è viaggiare. Sì, ci piace viaggiare, soprattutto fuori stagione. Infatti, guardate che belle immagini, foto fatte da Pierluigi queste. Sì, sì. È bravo anche Pierluigi a fotografare. Sì, ci piace entrambi la fotografia. Hai visto. Poi ci piace fare questi viaggi in posti un po' selvaggi, naturali. È bello. Sì, sì. Qua abbiamo accesso. Allora, invece questo è il condimento, pronto. Condimento, abbiamo fatto rosolare le cipolle con la pancetta, abbiamo aggiunto le mele tagliate a pezzetti. Sì. Don Domenico, vi piacciono queste ricette così originali, che veramente queste non si trovano da nessuna parte, eh? Questa è una ricetta solo di Maria. Sì, a me piacciono tanto perché soprattutto mi piacciono le novità, no? Cambiare. Perché il cambiare significa, ecco, anche... fantasia, no? Cercare equilibri, ecco, diversi, perché alle volte dico equilibrio, è difficile abbinare, ecco, no, diversi ingredienti, bisogna ecco, fare delle, bisogna, prove. Delle prove. Allora la pasta all'uovo quando viene su è pronta, diciamo che è pronta. Aspettiamo. Ma tu prima che di mettere le mele in questo sì. piatto, hai provato anche altra frutta? No. Gliel'hai fatta con le fragole? No. Io diciamo faccio un po' abbinamenti, ma non cioè non estremi. No, con le fragole non ci avrei mai pensato. Ecco. Beh, anche perché le fragole poi si disfanno. Sì, non sono un po' quindi acquose, ci vuole una frutta consistente. Consistente. Anche. Poi ci prepariamo un pochino di burro. Sì. Che ci aiuterà a mantecarli. Bene. E poi ci facciamo una spolveratina di parmigiano. Ma devono essere veramente buoni, eh? È un'idea il profumo per fare com'è? Una scena originale. Il profumo come ti il sembra? Il profumo è buonissimo. Poi questa cosa della mela mi incuriosisce tanto.
Scoliamo per bene. Vai, vai, vai. E li buttiamo giù. Ecco. Peccato che sono pochi, Don Domenico. Sì, ci voleva un po' di tempo. Questo è il vero peccato. Che si rimangia questi? Facciamo uno per uno. Poi ci mettiamo, scusate, Don Domenico, un po' di burro. Prendiamo anche il parmigiano. Sì. E anche una spolveratina di pepe. Pepe. Pepe, parmigiano e mamma mia che profumo! E poi basta, non li facciamo insaporire troppo, sennò poi. Questa possiamo chiamarla la ricetta del gemellaggio tra Marche e Campania. Sì. Sì, un gemellaggio tra regioni. Bene. Adesso inventati un'altra ricetta, sempre di gemellaggio, e ritorni a farla qui da noi. Va bene. Un ingrediente tipico, questa volta una frutta marchigiana. Dai. Sì, possiamo provare. Dai, dai, fatti venire in mente idee. Allora, ripassiamo insieme tutti i passaggi di questa originalissima ricetta? Versate la farina su una spianatoia, formate un cono e al centro rompete le uova. Aggiungete anche il tuorlo e con una forchetta cominciate ad incorporare farina. Quando inizierà a compattarsi, lavorate l'impasto con le mani per almeno 10 minuti. Lasciate riposare il composto in un contenitore coperto mentre iniziate a preparare il ripieno. Fate un trito di cipolla, sedano e carota. Lasciatelo soffriggere in una padella con dell'olio. Aggiungete le cicerchie precedentemente cotte, la noce moscata, il sale, il pepe, la salvia e il rosmarino. Fate insaporire per un po', spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. Trasferite il ripieno in un mixer e frullatelo un po' per volta. Se il composto dovesse risultare troppo morbido, aggiungete del parmigiano e del pane grattugiato. Riprendete quindi l'impasto e tirate delle sfoglie con la macchina per la pasta. Mettetene una sul raviolatore ben infarinato. Poneteci sopra il ripieno in piccole parti, coprite con un'altra sfoglia e passateci sopra il mattarello per tagliare la sfoglia. Staccate i quadretti che si saranno creati e lasciateli da parte ad asciugare. Poi preparate il condimento. Tagliate sottilmente la cipolla e soffriggetela in olio d'oliva. Aggiungete la pancetta tagliata a dadini e lasciatela sfrigolare fin quando tutta la parte grassa non si sarà consumata. Tagliate a dadini le mele annurche, tenendo la buccia. Unitele alla pancetta. Salate, pepate e fatele ammorbidire a fuoco basso, coprendo con un coperchio. Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata. Scolateli e ripassateli in padella con il condimento. Mantecate con una noce di burro, una macinata di pepe nero, del parmigiano e servite. E noi siamo già pronti per azzannare, posso dire così, perché proprio questo piatto è talmente invitante che Don Domenico ed io non abbiamo resistito all'idea di prendere già la forchetta, insomma. E queste sono i buonissimi ravioli con cicerchia e mela annurca, creazione doc della nostra Maria Di Fabriano, che è molto fiera ovviamente, sì, giustamente, della sua creazione. Brava, brava, la guarda. Grazie. Proprio con uno sguardo amorevole, come si fa un po' con i figli, no? Sì. Perché le creazioni sono un po' quello. Che dire, Don Domenico? È un piatto certamente superbo. Mi fidate allora. Sì, sì. Originale, originale. Bene, allora vogliamo lasciare i nostri telespettatori anche con un pensiero gentile? Sì, con un bel pensiero di Santa Teresa di Lisieux. Allo stesso modo in cui il sole illumina i grandi cedri e i piccoli fiori da niente, come se ciascuno fosse unico al mondo, così nostro Signore si occupa di ciascuna anima con tanto amore, quasi fosse la sola ad esistere. E come nella natura le stagioni tutte sono regolate in modo da far sbocciare nel giorno stabilito la pratolina più umile, così tutto risponde al bene di ciascuna anima. È una bellissima similitudine, no? Di questa, ecco, santa
dove ci fa capire che il sole e che il Signore fa risplendere il suo sole su una pianta, direi, superba, grande, alta, e su una piccola pianta, magari un piccolo fiore, una pratolina, così il Signore si occupa anche di ciascuno di noi, no? Non bada soltanto alle anime grandi, alle anime famose, ai santi, ma il Signore ha cura di ciascun'anima, perché ognuno di noi è grande di fronte al Signore, ognuno di noi è irripetibile e il Signore ci ama proprio, ecco, in questa nostra diversità. La piccolezza. Anzi, sappiamo che il Signore, no, è proprio per i piccoli, per gli ultimi, ecco, quindi fa splendere non soltanto il sole per le cose grandi, ma anche per le cose umili. Grazie Don Domenico per aver scelto un pensiero di Santa Teresina, che sapete che è la santa del mio cuore, ma penso del cuore di tantissimi, tantissimi nostri amici a casa. E allora, con questo pensiero nel cuore, noi ci prepariamo qui ad addentare questi ravioli eccezionali. Salutiamo la nostra amica Maria, salutiamo tutta Fabriano che ci sta guardando. Anche Pomigliano. Pomigliano, ma... come potevamo dimenticare Pomigliano, che ovviamente ci sta guardando, la sua famiglia, sua sorella, i suoi genitori, Pierluigi, sì, e la suocera. Sì. Non ci dimentichiamo di nessuno e ci vediamo con voi alla prossima ricetta.